Buonasera, buonasera ai nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici. Stasera il tema non può che essere quello della lotta e anche e soprattutto della prevenzione alla violenza sulle donne, perché siamo alla vigilia, tra qualche ora proprio ci sarà la giornata internazionale di mobilitazione su questo tema. Siamo reduci da notizie davvero devastanti, drammatiche, relative alla vicenda di Giulia, ma anche a tante altre purtroppo troppe, eccessive violenze, femminicidi e casi di femminicidio che si sono verificati nelle ultime settimane, una escalation davvero terribile. Noi questa sera abbiamo la grande opportunità di poterne parlare con addetti ai lavori, di persone che sono con persone che sono sul campo quotidianamente per fronteggiare questo fenomeno e cercheremo anche di dare delle indicazioni importanti, soprattutto a chi ne dovesse aver bisogno in un momento così appunto complesso come quello che potrebbe attraversare. Insomma, cerchiamo di fare un po' anche televisione di servizio perché oltre alla repressione, soprattutto la prevenzione, l'arma vincente contro questo fenomeno. Saluto e ringrazio in modo particolare per averci raggiunto nei nostri studi il procuratore del Tribunale dei Minori dell'Aquila, David Mancini. Buonasera, Buonasera, buonasera. procuratore, lei è sempre vicino a queste tematiche sociali e soprattutto di divulgazione nei confronti dell'opinione pubblica. Sappiamo anche del suo grande impegno con le iniziative del premio Borsellino, premio Borsellino che sostiene anche quest'anno in particolare l'attività della Polizia di Stato in campo con la campagna Questo non è amore, e Questo non è amore è il titolo che abbiamo scelto proprio per questa trasmissione, alla quale partecipa proprio per la Polizia di Stato, e noi anche qui lo ringraziamo tantissimo, Pierpaolo Varrasso, il dirigente della squadra volante della Buonasera. Questura di Pescara. Buonasera, Buonasera. dottore. E con noi, compagno di tanti viaggi, di tante avventure sul fronte della legalità, dell'informazione, il volontario dell'Associazione Società Civile che organizza anche il premio Borsellino, ma non soltanto, Graziano Fabrizi. Buonasera Fabrizi, che è un Buonasera, buonasera, buonasera. professore di scuola superiore, che quindi ci darà anche un po' il polso proprio in questa veste di come i ragazzi vivono queste notizie e questa realtà. Chi invece è tutti i giorni sul campo, su questa trincea della tutela, della salvezza in alcuni casi delle donne, Francesca Di Muzio, avvocato, volontaria dell'Associazione Donne, fondatrice dell'Associazione Donne di Ortona. Buonasera, avvocato. Buonasera direttore e buonasera a tutti. Che peraltro è collegata con noi, ovviamente questa trasmissione è registrata qualche ora prima, quindi siamo in orario anche di lezione universitaria. Ci dice anche da dove, avvocato? Sì, sono collegata da Verona, dall'Istituto Universitario Salesiano, che è lo IUSVE, e in particolare dal corso di laurea in psicologia clinico-giuridica, dove insegno appunto diritto e procedura penale e giustizia riparativa. Bene, mi pare che possiamo salutare in questo caso anche i suoi studenti che ci stanno Assolutamente sì. ascoltando e che assisteranno proprio a questa trasmissione e probabilmente avranno anche indicazioni utili dai nostri ospiti per i loro studi. Dicevo, Associazione Donne che peraltro gestisce anche una casa nella quale le donne vittime di violenza vengono assistite nel territorio di Ortona. Allora, io inizierei dal procuratore Mancini, per quanto egli possa commentare ovviamente, ma penso che non sia a questo punto nemmeno un problema, diciamo, di politica, in quanto si tratta di misure che il Parlamento ha varato all'unanimità della propria composizione sia alla Camera che al Senato. Ci sono delle modifiche importanti proprio in queste ore al codice rosso. Aiuterà la magistratura questa presa di coscienza anche da parte del legislatore rispetto a delle difficoltà che indubbiamente si sono rivelate tali nel trascorrere un periodo forse eccessivo dal momento della prima denuncia a quello dell'intervento, poi anche da parte delle forze dell'ordine. Ecco, c'è un clima positivo da questo punto di vista, dottore? Beh, certamente il clima è positivo ogni qualvolta un argomento viene affrontato non soltanto nel momento del circo mediatico, della sua massima trattazione, ma quando diventa una priorità costante della società civile e delle istituzioni. Quindi
Io direi che certamente io saluto con approvazione e gradimento ogni intervento che potenzi il momento repressivo, certamente, che doti le forze dell'ordine e la magistratura di strumenti legislativi che siano in grado di affrontare in modo efficace il problema. Però io vorrei subito dire, perché lo ritengo veramente prioritario, che la questione qui non si gioca sul campo della repressione, non si gioca sul campo delle misure cautelari, delle sentenze di condanna, dell'esecuzione della pena, che certo sono aspetti importanti, perché poi la pena ha anche in qualche misura una funzione retributiva per quanto di male si è fatto, ma qui il tema principale è la prevenzione. Cioè, noi dobbiamo evitare che questi fenomeni accadano, perché altrimenti ci ritroviamo ogni volta a discutere di quello che si poteva fare, del perché è stato fatto, di quali sono gli strumenti, e non possiamo ogni volta attendere che il Parlamento emani una legge e poi un'altra legge e poi un'altra legge ancora. Ma qui dobbiamo interrogarci su come prevenire, su come intervenire all'interno della società, su come intervenire all'interno delle famiglie, che secondo me è l'ambito di maggior attenzione, anche perché, voglio dire, è proprio come crescono i ragazzi, come li facciamo crescere i ragazzi, e come che poi diventano uomini e donne del domani, il momento di maggior ecco, vorrei dire, la prima linea è questa. Dal suo osservatorio, in particolare quello della Procura dei Minori, sono in crescita i fenomeni di aggressione nei confronti dell'altro sesso in queste ultime generazioni, alla luce della casistica che lei ha di fronte? Anche noi registriamo le singole notizie, però probabilmente lei ha una dimensione un po' più, sicuramente più completa del problema. Ma intanto purtroppo dalla Procura Minorile si vedono i due lati della medaglia, si vedono i reati commessi o comunque le situazioni di forte disagio e di violenza commesse dai minorenni, e si vedono le situazioni di forte disagio e di violenza commesse dai maggiorenni, laddove i minori sono vittime di violenza assistita, sono vittime di violenza familiare. Quindi abbiamo tutte e due le angolazioni, e certamente è sconfortante registrare il numero veramente rilevante. Non c'è giornata in cui non arrivi una comunicazione di notizia di reato che riguardi minori vittime di violenza assistita, e quindi certamente una coppia in cui quasi sempre l'uomo è violento nei confronti della donna, oppure violenze di genere commesse proprio da minori. È quotidiano, e quindi questo significa che veramente è allarmante. Io non direi più di prima, meno di prima, è allarmante e basta. Poi certamente l'età media dei reati si è abbassata, quindi minorenni che prima magari erano più sporadici nel commettere certi atti, oggi lo sono anche un po' di più, perché hanno un bacino di influenza, diciamo così, tra cui per esempio il web, che è molto rilevante. La stessa domanda io la pongo in termini ancora di più prossima operatività rispetto ai casi che vede e che affronta nella sua professione quotidianamente un poliziotto, un qualunque agente della squadra volante, uno qualunque dei suoi uomini. Dottor Varrasso, ecco, c'è una percezione di una spirale di violenza che è in crescita in questo periodo, oppure voglio dire, magari è sempre successo, si denunciava di meno? Però le ultime settimane sono drammatiche nelle notizie che noi leggiamo sui giornali. La spirale di violenza, cioè, io, ecco, come diceva giustamente il procuratore, non guarderei il fenomeno sull'incremento o decremento dello stesso, ma sulla concretezza del fenomeno stesso. Quindi bisogna noi l'affrontiamo soprattutto dal punto di vista della prevenzione, quindi non posso che condividere le parole che sono state dette. Quindi la prevenzione del fenomeno implica conoscere il fenomeno e soprattutto gestirlo nell'immediatezza, nella maniera più determinata possibile. Quindi è l'escludere o gestire in maniera convinta quello che è il fenomeno della vittimizzazione secondaria.
Quindi l'operatore di polizia che effettua il primo intervento deve evitare in maniera assoluta quella di minimizzare il fenomeno, ciò che è accaduto. Infatti sono state adottate delle prassi proprio operative che permettono di escludere appunto questa condotta e oltretutto raccogliere tutte quelle informazioni che possono essere utili poi noi a conoscere il fenomeno e adottare tutte le azioni preventive per escludere che determinati contesti o determinate azioni possano essere portate a ulteriori conseguenze che siano ben più gravi. Quindi mi pare di capire che ci sia un'attenzione non soltanto rispetto al tema del reato, ma l'attenzione rispetto al contesto in cui questo reato arriva, anche nella vostra attività, nella vostra professione. Assolutamente. La commissione del reato vuol dire che comunque qualcosa ce lo siamo persi per strada. L'azione che svolgiamo è quella, soprattutto, come ho detto, di prevenzione. Noi agiamo in maniera tale da cercare di evitare che poi i reati vengano realmente commessi e ci appoggiamo e ci avvaliamo anche degli strumenti normativi che comunque esistono, non solo quelli emessi dall'autorità giudiziaria, ma ci sono anche degli strumenti che vengono emessi dall'autorità di pubblica sicurezza, per esempio parlo dell'ammonimento che è un provvedimento cautelare emesso appunto dal questore, sia per quanto riguarda i maltrattamenti in famiglia, ma anche per quanto riguarda lo stalking. Misure che comunque hanno già, sono svariati anni che esistono, hanno un incipit differente, perché in un caso agiamo per quanto riguarda lo stalking è necessaria appunto la richiesta da parte della vittima dell'azione persecutoria, per quanto riguarda invece i maltrattamenti in famiglia questo provvedimento può essere emesso tranquillamente acquisendo tutte quelle informazioni comunque sia da persone che sono informate sui fatti ma anche segnalazioni che poi rimangono anonime, c'è un'attività istruttoria da parte appunto dell'ufficio competente e si arriva all'emissione di questo provvedimento. Io lo voglio sottolineare, l'ammonimento del questore, come provvedimento estremamente interessante perché ha una duplice finalità, appunto in quest'ottica preventiva la finalità dell'ammonimento non è solo ovviamente quello di tutela della vittima ma anche quello rieducativo del maltrattante. Infatti quello che si vuole evitare assolutamente è anche la recidiva di determinate condotte, quindi il provvedimento che viene adottato permette anche, anzi invita il maltrattante a seguire comunque un percorso di rieducazione appunto per annullare quindi o gestire e contenere quelle che sono appunto le recidive delle condotte violente o delle condotte persecutorie che il soggetto ha posto in essere fino a quel momento. Graziano Fabrizi, la prima domanda gliela faccio da insegnante perché già abbiamo parlato molto dei giovani, delle giovani generazioni, c'è una percezione diversa rispetto a quella per esempio della tua generazione del rapporto uomo-donna, del rapporto di una relazione che sia sentimentale, che sia di affetti tra i due sessi, c'è anche un innesto anche con altri fenomeni rispetto a quelli squisitamente di tipo sessuale, vale a dire bullismo e altre dinamiche che si creano all'interno degli adolescenti, che sono poi quelli che tu vedi tutti i giorni. Bene, innanzitutto gli spunti sono davvero, davvero ampi. Chiaramente parliamo di prevenzione e se parliamo di prevenzione dobbiamo giustamente parlare di formazione. La formazione, che è quella che arriva quotidianamente a scuola, è determinata da una serie di azioni che in qualche maniera ci vengono anche guidate dal Ministero stesso, dall'Ufficio Scolastico Regionale, colgo l'occasione per ringraziare, e poi dalla comunità scolastica. Chiaramente il contesto di questa comunità è differente per zone, perché l'utenza è differente. Allora la prima cosa che la scuola fa è quella di accogliere le varie componenti che permettono l'interazione con i ragazzi, l'occasione di formazione continua e non sporadica, l'educazione civica, che prima era la cittadinanza e la Costituzione, il trattare dei temi in maniera pratica, in maniera circoscritta al proprio territorio. Ecco, queste sono azioni fondamentali e quindi la scuola, in questo caso tutte le scuole mi sento di dire, lo fanno in maniera ordinata, in maniera costante e soprattutto non ricordandosi soltanto di appuntamenti, occasionali.
l'azione determinata dai docenti e dai consigli di classe è fondamentale per capire e intercettare tutte quelle quei campanelli di allarme che poi di fatto vengono segnalati al dirigente scolastico che applica tutta la normativa. Lo sportello, per esempio, dello psicologo costante a scuola, il momento di accoglienza, insomma, ecco, ricordo tante attività della questura di Pescara anche nel nostro liceo, il premio Borsellino, che chiaramente è impegnato costantemente e quotidianamente nell'azione di formazione dei ragazzi, portando degli esempi, concretamente delle azioni, un vademeco di azioni proprio da svolgere nel momento in cui si possa intercettare una o più di queste situazioni di allarme. E poi c'è il coinvolgimento, l'idea di comunità che deve essere, quindi se anche il problema io da studente, diciamo, posso intercettarlo rispetto al mio compagno, data una confidenza o qualcosa che non va bene, noi mettiamo a disposizione anche la possibilità di fare delle segnalazioni, anche se vuoi dell'anonimato, no, per cercare di arrivare in questo senso. Bene, all'inizio però della tua domanda, che non ho dimenticato, parlavamo un po' anche così di stereotipi. Ecco, c'è un certo tipo di educazione all'immagine e all'immaginario. Certi stimoli educativi o comunque culturali vanno ben conosciuti e la scuola non si sottrae nell'analizzarli, perché crediamo fortemente che l'analisi di un fenomeno non debba precludere anche il dibattito, e quindi i docenti tutti si mettono a disposizione del ragazzo, dall'analizzare una canzone, certo, trap, piuttosto che affrontare insieme un fatto di cronaca. E io su questo volevo coinvolgere anche dal suo osservatorio Francesca Di Muzio, perché insomma sono le donne poi che raccontano a voi le vostre storie, le loro storie, le vostre poi anche iniziative che svolgete sul territorio per coinvolgerle e anche per far vivere a loro una seconda vita diversa. Negli ultimi tempi, ecco, soprattutto nel mondo degli adolescenti, di cui abbiamo parlato molto finora, sono cambiati, come dicevamo anche col professor Fabrizi, gli stereotipi rispetto al rapporto uomo-donna, e questa è una delle chiavi di lettura della escalation degli ultimi anni, degli ultimi mesi. Direttore, questa mattina noi abbiamo inaugurato la nostra campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, quella dell'ente d'ambito del Comune di Ortona, a cui afferisce il Centro Antiviolenza Donne unitamente al Centro Antiviolenza Non Sei Sola, che gestiscono appunto il servizio di contrasto alla violenza sulle donne per l'ente d'ambito del Comune di Ortona, proprio partendo da una scuola, dall'Istituto Tecnico Nautico, all'interno del quale abbiamo coinvolto anche rappresentanze di altri istituti per lanciare la nostra campagna di sensibilizzazione, che è una campagna di sensibilizzazione che guarda un po' a tutti gli aspetti che sono stati detti, in particolare alle nuove generazioni, e mi soffermo su questo. Pensavamo o credevamo, nel lavoro di questi 10 anni e di chi prima di me l'ha condotto nei centri antiviolenza storici, che forse la cultura dello stereotipo, della discriminazione di genere, fosse una cultura che non apparteneva alle nuove generazioni. E invece non è così, perché dei dati che rileviamo all'interno del centro antiviolenza e anche dall'ascolto che noi facciamo con i progetti nelle scuole, tra i giovani, ci rendiamo conto che questa dinamica di discriminazione, di controllo, di possesso, quella che noi chiamiamo la cultura, che è la radice della violenza di genere, è molto presente all'interno delle nuove generazioni, ed è così presente ed è così viva che forse ancora ci dobbiamo interrogare sul lavoro che stiamo facendo e su come lo stiamo facendo. Abbiamo parlato di educazione, abbiamo parlato di prevenzione,
E il dottor David Mancini ha detto una cosa sacrosanta: la risposta penale è utile, ma non tocca il sintomo. Noi dobbiamo lavorare sul sintomo, dobbiamo cercare di leggere quel campanello d'allarme. Il campanello d'allarme noi l'abbiamo voluto identificare attraverso quella che è la prima forma di violenza, la violenza verbale, la violenza nella comunicazione. La nostra campagna rivolta ai giovani è: certe parole fanno male. Certe parole fanno male perché il linguaggio violento si annida attraverso la rappresentazione. Abbiamo parlato di rappresentazione, di immaginario, di rappresentazione di un maschile e di un femminile che si sta modificando. E se noi non riusciamo ad accettare questa modifica, se noi non riusciamo ad accettare che all'interno di una dinamica di relazione, ecco perché i reati di violenza di genere, dice qualcuno più preparato di me, assomigliano un po' alle dinamiche dei reati mafiosi, perché hanno una particolarità che è dovuta alla dimensione relazionale all'interno della quale si muove il reato, che è fatta di un ciclo di violenza dettato da un legame, che è un legame violento all'interno del quale, in questa relazione, la vittima si trova soggiogata, proprio perché le condotte dell'autore di reato, condotte che nascono da una rappresentazione del femminile che non è più quella che oggi noi abbiamo, perché il femminile, le femministe ci hanno insegnato che possiamo uscire da una struttura di non libertà che le donne avevano. E se non accompagniamo il maschile a questo cambiamento, ma non lo dobbiamo accompagnare noi, abbiamo necessità che questi interventi strutturali di prevenzione nelle scuole, di programmi, possano sostenere gli uomini nell'accogliere questo cambiamento. Quindi il discorso profondo che noi vogliamo fare ai giovani è anche quello di leggere questi segnali, perché riconoscere la violenza verbale, riconoscere questa violenza nella relazione, che è una violenza molto sottile, che le donne spesso non scambiano per amore. Chi di noi non si è sentita dire: ma se non è geloso non ti ama? No, se non è geloso ti ama. Posso, perché l'amore è fatto di libertà, Posso farle una domanda, avvocato, perché io penso che né il magistrato né il dirigente di polizia possano rispondere, poi la farò a Fabrizio, perché è una domanda che interroga anche la mia categoria, quella dei giornalisti. La diffusione delle parole di Giulia, degli audio di Giulia, sia pure, voglio dire, si tratta di un atto di indagine, quindi probabilmente c'è stata, sono stati i giornalisti della RAI hanno mandato in onda questi audio. Secondo lei è un fatto positivo rispetto agli effetti che può indurre anche in persone che magari vivono quella condizione, alla luce della sua esperienza? Io, direttore, penso che bisogna avere molto rispetto per le vittime, e penso che oggi ci sia una pornografia della vittimizzazione veramente elevata. Io ritengo che bisogna fare molta attenzione a trattare le vittime. Questa sicuramente è una sorta di vittimizzazione secondaria a tutto quello che noi stiamo vedendo nella rappresentazione di questa ragazza, anche in relazione come questa ragazza viene messa in correlazione con l'autore di reato. Sicuramente è un messaggio positivo quello che lei dice, o meglio un messaggio che fa riflettere, ma probabilmente non era questo il modo, non era questo il luogo. Si può fare diversamente, questi messaggi possono passare diversamente, ma non utilizzando le vittime, non utilizzando le facce delle vittime. Abbiamo bisogno veramente di più rispetto per le vittime di reato. I giornali e i giornalisti si devono mettere in questa direzione, nella direzione che questo provoca dolore alle vittime indirette. Tutta, certo, questa spettacolarizzazione che si sta facendo, anche il modo anche di approcciare poi ai pensieri della vittima, che lasciano spazio a non professionisti, a commenti che, permettetemi, esulano da qualsiasi lettura di tipo criminologico, di tipo vittimologico. Certo, però mi consente, io le ho chiesto anche se l'ascolto così forte di quello sfogo di quella ragazza possa essere utile a qualcuno che vive quella stessa condizione, per magari proprio rivolgersi
alla magistratura, alle forze dell'ordine? Sicuramente sì, sicuramente quello sfogo può aiutare, quelle parole possono aiutare. In molte potrebbero identificarsi. C'è un rispecchiamento, ma ripeto, io avrei evitato, certo, da professionista quale sono, avrei evitato. Certo, certo, grazie. Ci tenevo al suo punto di vista, poi sentirò anche ovviamente quello di Fabrizi. Ci sentiamo tra pochissimo anche con gli altri ospiti, perché devo chiamare la pubblicità. A tra poco. Siamo tornati in studio, stiamo parlando appunto del tema dei femminicidi, della violenza di genere. Ho una domanda da fare al procuratore del Tribunale dei Minori dell'Aquila, Davide Mancini, che ha la possibilità, quando avvengono questi episodi, di sentire, perché l'interroga sia le persone sospettate, sia le vittime. Ecco, rispetto al tema delle due formazioni principali di cui abbiamo parlato finora, la famiglia e la scuola, esiste una sorta di scaricabarile, la famiglia pensa che poi debba essere la scuola a, con la sua socializzazione comunque a dover colmare certe lacune che ha. La scuola, diceva, fa molto, ma ovviamente poi nelle ore in cui il ragazzo è da solo nella famiglia, nel suo contesto, deve soltanto cogliere dei campanelli d'allarme. Ecco, esiste una frattura vera e propria, lei ha notato che esiste una frattura vera e propria nella vita di questi giovani tra le principali formazioni sociali in cui vivono, quella scolastica e quella strettamente familiare, che lì può essere una delle radici del problema. Io non direi. Di solito noi tendiamo ad additare da parecchi anni a questa parte la scuola come responsabile, come se fosse la formatrice, ma al contempo una sorta di babysitter, di badante, di governante. Tutta la scuola deve fare. Abbiamo devoluto, la famiglia ha devoluto completamente alla scuola qualunque tipo di... vuole che la scuola tiri su i suoi figli e che lo faccia in un certo modo. Poi chiaramente c'è la scuola che funziona di più, c'è la scuola che funziona di meno. Io però il focus della macchina fotografica lo punterei sulla famiglia più che sulla scuola. Ho un'idea mia particolare che può darsi che sia anche un po' in controtendenza rispetto allo slogan dominante di questi giorni e di questi periodi, che vede nel patriarcato il responsabile di tutti i mali. Poi ci dobbiamo anche interrogare su che cosa significa patriarcato, cosa intendiamo, una cultura meridionale dove si dà al pater familias una responsabilità in più. Vogliamo dire che questa certamente è stata foriera di diseguaglianze tra l'uomo e la donna nel corso degli anni, nel corso su diversi punti di vista, economico, professionale, ma vogliamo dire che il patriarcato è la risposta, è la causa dei femminicidi? Secondo me siamo totalmente fuori strada se pensiamo così, anche perché pensate che tra i paesi europei con il più alto numero di femminicidi, i primi cinque, c'è anche l'Italia, però insieme all'Italia c'è la Germania più su, e non mi sembra una società patriarcale quella tedesca. Allora forse facciamo un po' di marmellata, noi dobbiamo interrogarci sulla famiglia, noi dobbiamo considerare che i giovani, da tanti anni, i giovani di prima che sono nel frattempo diventati adulti, compagni e padri, sono stati cresciuti in una bolla protettiva, dove non gli deve accadere niente di male. A scuola sicuramente devono andare benissimo, e se prendono brutti voti la colpa è del professore che non li ha capiti, non è mai la loro. Se hanno delle amicizie con cui ci rimangono male, la colpa è degli amici, non è mai la loro. Se vengono lasciati dalle fidanzate, quelle fidanzate sono delle poco di buono, che fanno soffrire il figlio che deve vivere in una bolla protetta dove non gli si dice mai un no, dove non si cresce mai attraverso il dolore e la sofferenza. Questo crea, e adesso non voglio dire delle cose improvvide perché ci sono gli studenti dello USB di psicologia che mi potrebbero criticare, però crea tanti narcisi, cioè gente che si guarda allo specchio e aspetta un sorriso di adulazione da parte dell'altro. La relazione che si crea con l'altro e che si crea quindi con la donna è una relazione drogata, perché non sta cercando
in quel momento una persona da amare, ma uno strumento per realizzare il proprio io, uno strumento che gli dica quanto sei bravo, quanto sei bello, quanto sei figo. E se questo non gli viene detto, oppure se cerca di sottrarsi a questa relazione tossica, e allora poi dopo questo narciso, se magari è anche qualcos'altro oltre a narciso, può commettere atti di violenza. Chiarissimo. Le faccio la stessa domanda ovviamente per le donne, per le vittime. Ecco, qual è la tipologia e qual è la relazione con la famiglia che poi incide magari anche sulla scelta di non denunciare? Qui faccio semmai colpa alla società e alle istituzioni talvolta, o comunque a una visione vittimizzatrice della donna. Che cosa le blocca? Le blocca per esempio la dipendenza economica, che è anche una forma di violenza, le blocca l'idea di non essere credute, le blocca l'idea di essere biasimate, di essere considerate negative, cioè praticamente è la visione narcisistica vista dal punto di vista della vittima, che di conseguenza ha bisogno di prendere fiducia. Recentemente proprio, in questi giorni, dopo il fatto della povera Giulia, una ragazza, una studentessa, a proposito degli audio di cui avete parlato, su cui poi ci sarebbe tanto da dire sul ruolo quello della... Quello che può dire ce lo dica. Cioè, voglio dire, è importantissimo il ruolo del giornalismo, secondo me, su questo tema. Mi fa piacere. Potreste fare tantissimo. Per esempio, io nel bene, e però qualche volta c'è anche il male, inorridisco per esempio quando vedo dei titoli, ad esempio, prostituta uccisa. È una cosa di una violenza efferata, è una donna uccisa, non è una prostituta. Però questo adesso sto scantonando, ritorno alla studentessa. Così come l'extracomunitario arrestato. Esatto, extracomunitario arrestato, un uomo arrestato. Che cosa, se vogliamo abolire le discriminazioni, le prime discriminazioni sono quelle verbali. Ma torno alla studentessa di prima, chiede, ma il ragazzo diceva che si sarebbe ammazzato. Adesso spersonalizziamo, facciamolo a una vicenda generale, perché comunque si replicano queste situazioni. Il ragazzo diceva che si sarebbe ucciso se fosse stato lasciato, e quindi il senso di colpa è troppo forte, come faceva a lasciarlo? Ecco, allora qua bisogna interrogarsi sulla necessità di intervenire anche proprio sul modo con cui si cresce e si struttura la propria personalità, sia del narciso che vuole trovare lo strumento da sfruttare, sia lo strumento sfruttato, che non è uno strumento, una persona, di liberarsi da catene, affermando con forza l'idea che l'amore è prima di tutto libertà. Questo non è amore, e questo è il titolo che leggete. Che è il titolo della campagna della Polizia di Stato, proprio per far passare questo messaggio che diceva il dottor Mancini. E per questo, dottor Varrasso, ci vuole una grande professionalità da parte vostra, da parte degli operatori delle forze dell'ordine, rispetto ai quali c'è la grande sfida di vincere il muro della diffidenza da parte delle vittime. Quali passi in avanti sono stati fatti e soprattutto che tipo di garanzie trovano? Appunto, si faceva riferimento anche al tema molto serio della difficoltà economica che poi spesso le vittime di violenza hanno come conseguenza delle loro denunce, un clima familiare nel quale è difficile sottrarsi anche dal giudizio degli altri, non soltanto da quello ovviamente di chi presta violenza. Ma infatti lo scopo principale è quello di... Il messaggio che deve passare in prima battuta alla vittima è quello di far capire che non si è soli, quindi c'è un sistema che dà la possibilità di essere supportati e accompagnati in un percorso che può arrivare alla denuncia, non alla denuncia, ma comunque la persona va seguita e deve passare un messaggio, perché chiaramente quando si parte nel primo approccio possiamo trovare una situazione in cui c'è una forte chiusura, una forte diffidenza, addirittura c'è qualcuno che può essere scettico nel denunciare, con la speranza di non creare problemi al compagno, al partner, eccetera. Quindi bisogna far passare dei messaggi chiari, bisogna far capire che poi non si parte e a un certo punto ci si ferma e si abbandona appunto la persona, ma è un percorso che si fa insieme. È un percorso che permette alla persona di conoscere quelli che sono gli strumenti utili per
per tutelare se stessa, per tutelare il proprio nucleo familiare, i propri figli, ma è un percorso che, come ho detto, serve anche per rieducare il maltrattante o comunque la persona che pone in essere queste azioni, che sicuramente sono azioni che non dimostrano nessun tipo di affetto, anzi sono il contrario. Quindi bisogna far capire alla persona anche che il peso di queste condotte, bisogna far capire che comunque chi va a sminuire l'altra persona, chi va ad annientare l'altra persona, non pone in essere azioni che la valorizzano, non pone in essere azioni che hanno a che fare con l'amore, ma tutt'altro. E quindi appunto io cito quello che è lo slogan della campagna, che è quello: questo e quello non è assolutamente amore. Quindi di conseguenza c'è bisogno di fidarsi delle istituzioni, fidarsi di un sistema che comunque deve necessariamente far rete. Tutti gli organi, tutti gli attori di questa struttura devono svolgere in maniera puntuale, precisa, determinata e costante il proprio compito, finalizzato a tutta la persona, a fargli comprendere il percorso che stanno facendo e fargli comprendere la finalità del percorso che intraprendiamo tutti quanti insieme. Dopodiché non è che esiste solo la scuola, non è che esiste solo la famiglia, esiste la società diffusa, e la società diffusa siamo noi, esatto. Quindi anche noi possiamo fare qualcosa quando abbiamo qualche spia, qualche indicazione. Assolutamente. E la notizia più bella nel marasma di queste notizie, sì, brutte di questi giorni, è stata proprio quella di Milano, di Piazza della Scala, dove una 19enne è stata salvata dalla polizia, dall'intervento dei suoi, certo, colleghi della squadra, certo, volante, certo, ma soprattutto da chi ha visto quel famoso gesto antiviolenza, che può diventare per molti anche l'idea di un senso civico da parte, in quel caso, della commessa del McDonald's, mi pare, o comunque di qualunque cittadino assista a situazioni che non gli piacciono. Infatti io utilizzo sempre il termine, questi fenomeni vanno gestiti in una maniera multilivello, che non comprendono esclusivamente la magistratura, le forze di polizia, ma anche le persone, perché comunque non è esclusivamente un problema dell'altro, è un problema che in qualche modo noi ci dobbiamo fare carico, dobbiamo anche collaborare, dobbiamo aiutare il sistema. Ecco, quando io parlavo di rete, non parlo di una rete istituzionale, ma una rete civile, una rete che comprenda tutte le persone, che comunque possono dare anche il loro contributo. Io prima facevo riferimento anche ai sistemi, agli strumenti che abbiamo a disposizione, e parlavo dell'ammonimento. Dicevo che l'ammonimento, per quanto riguarda i maltrattamenti, a differenza dell'ammonimento per lo stalking, è legato non necessariamente alla segnalazione della vittima, bensì anche a segnalazioni che può fare chiunque. Poi chiaramente spetterà a noi approfondire, verificare e fare i nostri riscontri, come li facciamo, li abbiamo sempre fatti. Però quindi tutti quanti in questa lotta, ecco, mi passi il termine, abbiamo il nostro ruolo, sia come istituzioni, come cittadini, come uomini e donne. Non dobbiamo uccidere nessuno con la nostra indifferenza. Nelle scuole, Graziano, ti faccio, poi parleremo ovviamente anche di società civile, però qui ci siamo proprio sul tema, perché c'è un dibattito ovviamente nazionale, in particolare in questi giorni, ma insomma nelle ultime settimane già se ne è parlato in relazione ad altri temi, relativo alla necessità di educare nelle scuole all'affettività. Ecco, tu come la pensi, come docente? Ti do del tu perché sei un collega giornalista, quindi come la pensi rispetto a questo dibattito? Ritieni utile? Parlavi di educazione alla cittadinanza, della vecchia educazione civica, probabilmente c'è la necessità che nelle scuole ci siano momenti nei quali il tema del sesso, il tema del rapporto con gli altri, anche all'interno della propria famiglia, vada in qualche modo approfondito con gli studenti, in maniera ovviamente scientificamente da tutti accettata. Vedi, mio direttore, penso questo, penso che a volte si ha una non completa, come dire, immagine della scuola, perché in realtà tutti questi fenomeni arrivano, tutti questi momenti, queste occasioni di dibattito ci sono sempre, ci sono,
come dicevamo poco fa, a più livelli. Quindi per quanto riguarda l'educazione all'affettività, o la vogliamo chiamare educazione sessuale, da un punto di vista scientifico questo già avviene nella programmazione, diciamo così, relativa al piano di studio che i ragazzi per esempio nel nostro liceo fanno, ma poi hanno modo di approfondire da più punti di vista nelle diverse occasioni che i ragazzi hanno, che sono dallo spazio classe ma anche nelle assemblee di istituto, in cui molto spesso i vari rappresentanti di istituto che si susseguono negli anni hanno avuto modo di affrontare tutti questi argomenti, ma non lo fanno in maniera indipendente, lo fanno invitando anche le associazioni di riferimento, degli esperti, non soltanto da un punto di vista scientifico, ma anche da un punto di vista sociale. Quindi le occasioni per affrontare in maniera trasversale più temi, questo avviene. Nella fattispecie la necessità specifica di individuare un orario, ok, nella programmazione, secondo me in realtà è un po' una sconfitta. Ti dico perché è un po' la questione dell'educazione civica. Ora nel tempo l'educazione civica era un po' una cosetta un po' messa da parte, insomma, in qualche maniera, e poi arriva l'insegnamento, ecco, la volontà del ministero in questi anni è proprio quella di farla permeare, permeare in tutte le discipline. Ecco. Allora, è sempre l'esigenza del nostro contesto di classe, ripeto, che ci dà la linea. Se il consiglio di classe, ripeto, e non l'intero plesso scolastico, ha una particolare esigenza o noi siamo in grado in qualche maniera di intercettarla, le programmazioni sono differenziate e quindi si risponde scientificamente, culturalmente, insomma in maniera più idonea a quella problematica. Poi quando invece si vuole pensare ad una didattica che è un po' uguale per tutti e che in qualche maniera faccia fede soltanto alla programmazione generale, ecco, quella, permettetemi, è un'idea di scuola che per me e per il contesto in cui ho la possibilità di operare è vecchia di un 20-30 anni. Quella scuola lì non deve esistere più e ci auguriamo che non lo sia. Le associazioni, secondo me, sono un ottimo ponte per unire i vari livelli. Perché? Perché le attività, per esempio, che il premio Borsellino fa, che ha fatto oggi a Teramo, che ha fatto ieri nel centro di Pescara, prima con un flash mob, poi con un vero e proprio dibattito, un vero e proprio convegno, o l'altro giorno all'Aquila, insomma, in cui gli interpreti sono i ragazzi che sulla base di una programmazione, ecco, avvenuta in classe, una formazione in classe, restituiscono ad altri coetanei il loro punto di vista rispetto alla tematica affrontata. Quindi è un rinnovare quotidianamente l'impegno didattico verso una formazione che non può mai essere uguale. È stata data la colpa in parte anche alla musica trap. Ecco, della musica trap ai suoi ragazzi, spiega un attimo che cos'è, l'ascolta insieme a loro certe volte così. Io penso che non ci debba essere tra il docente e l'alunno da ambedue le parti la possibilità di non accogliere, e quindi di tutto si deve e si può parlare, analizzando il fenomeno, il testo, paragonandolo magari alla scuola dei cantatori genovesi o magari facendo capire il significato di quella parola in quel contesto. E poi lo stesso tipo di atteggiamento per quanto riguarda l'illegalità mafiosa viene attribuito anche a certi tipi di messaggi e di video, no? Di film, sì. Anche lì dobbiamo essere in grado di scardinare, okay, all'interno di quel film, di quell'azione, e distribuire l'azione precisa ai ragazzi, il messaggio preciso all'interno di qualcosa che non funziona. Eh già, perché se fosse stato così, ricordiamo, magari forse non avremmo nemmeno i quadri di Caravaggio, dottor Mancini. O la musica anni 70, tutta inneggiante alle droghe, per esempio, no? Ecco, però c'è sempre questa difficoltà.
difficoltà di distinguere. Allora io qui anche magari proprio col supporto degli studenti di psicologia su questo fenomeno voglio sentire l'avvocato Di Muzio, che ho visto seguiva con grande attenzione questo ragionamento, perché lì proprio la chiave è un po' di tutto, il tema della violenza, che non è soltanto ovviamente un fatto certo fisico, certo psicologico, ma un fatto culturale. Assolutamente, con gli studenti anche questa mattina abbiamo un po' ripercorso alcuni aspetti, no? In particolare questa multifattorialità dell'approccio alla violenza di genere. È stato detto anche da chi mi ha preceduto la necessità che ci sia una consapevolezza che tutti e tutti siamo responsabili di questo fenomeno, nella misura in cui possiamo giocare un ruolo fondamentale per il contrasto alla violenza di genere, che, come si è detto, ha molteplici aspetti che riguardano una multidimensionalità della violenza. In parte il dottor Mancini ha richiamato aspetti psicologici della dinamica della violenza di genere, ma oltre agli aspetti psicologici noi abbiamo aspetti culturali, aspetti antropologici, una dimensione di sudditanza della vittima che la lega anche, per esempio, è stato richiamato il tema della violenza economica, della difficoltà di recidere ovviamente quella relazione violenta, nella misura in cui l'indipendenza, la poca dipendenza economica delle donne incide negativamente in un percorso di fuoriuscita dal contesto violento. E allora che entra in gioco tutta quella rete di professionisti e di professionalità che si inserisce all'interno di questa multifattorialità, di questa multiproblematicità. I centri antiviolenza fanno la loro parte. Per esempio, per quel che concerne la violenza economica, noi diamo la possibilità alle donne, attraverso alcuni strumenti. Uno è quello del Piano Nazionale Antiviolenza, che ci consente di utilizzare delle risorse economiche proprio a favore di percorsi di autonomia economica e abitativa. Quindi le donne, quando vengono al centro antiviolenza, sanno che il centro antiviolenza le aiuta in quello che noi chiamiamo percorso di empowerment fuori dalla violenza, di ricostruzione di una loro dimensione all'interno della società, perché noi ci dobbiamo rendere conto che una vittima di violenza è completamente annientata. Questo termine è stato già pronunciato, annientata in tutta la sua dimensione di essere umano, e quindi il centro antiviolenza accompagna nella ricostruzione di un accompagna le donne a ricollocarsi all'interno della società. Ma accanto al centro antiviolenza c'è poi tutta una rete di protezione, una rete di sostegno, una rete che le supporta anche in percorsi che le donne devono fare di consapevolizzazione. E accanto a questo noi non dobbiamo dimenticare l'autore di reato, dobbiamo lavorare con gli autori, perché la battaglia, come è stata detta, la lotta al contrasto alla violenza di genere si vince anche attraverso dei percorsi che gli autori di reato devono fare, è necessario fare per sconfiggere la recidiva. Io, nella mia esperienza di avvocata a tutela delle donne vittime di violenza, e tu direttore lo sai perché mi conosci molto bene, io nella stragrande maggioranza dei casi ho autori di reato che sono recidivi, che esprimono una recidiva rispetto a quella dimensione relazionale violenta che hanno o hanno avuto nei confronti di un'ex moglie, di una compagna, e che riperpetrano nei confronti di un'altra vittima che loro vanno a scegliere. E allora, se non lavoriamo in questa direzione, noi non sconfiggiamo il fenomeno. Infatti nascono anche molti centri per i maltrattanti, che è l'altro aspetto della medaglia. Le chiedo però un giudizio, perché tra poco dobbiamo salutarla, stiamo per entrare nelle fasi conclusive della trasmissione, non gliel'ho chiesto prima, dal punto di vista di operatrice del diritto rispetto alla legge che viene approvata proprio in queste ore, che sta per entrare in vigore, che accorcia i tempi e rende in qualche modo forse le procedure più vicine alle esigenze di chi sostiene e tutela anche legalmente le donne. Per voi è un passo in avanti importante? Assolutamente sì.
la tempestività, soprattutto quando ci sono campanelli di allarme che pongono la necessità di mettere in protezione le donne all'interno di quelle situazioni di escalation della violenza, sono fondamentali. Tempestività, ma soprattutto riconoscimento dei campanelli di allarme, i cosiddetti reati spia, che sono stati più di una volta nominati non solo in questo DDL Senato, ma anche all'interno del Codice Rosso, sono fondamentali. Quei comportamenti che noi chiamiamo prodromici al cosiddetto femminicidio ci devono mettere in allarme, devono mettere in allarme noi che assistiamo le vittime, devono mettere in allarme la magistratura in una lettura congiunta della situazione di vittimizzazione e della situazione relativa all'autore di reato, meglio alla comprensione di chi è l'autore di reato che abbiamo di fronte e di quali condotte violente sta ponendo in essere. E questa lettura ci viene da una consapevolezza che per leggere il fenomeno dobbiamo essere preparati, e la preparazione e la formazione diviene fondamentale. Distinguere la violenza dal conflitto, noi lo diciamo sempre, è il primo passo per tutelare le donne e i minori che sono costantemente vittime di violenza assistita o di violenza diretta. Il numero delle segnalazioni, dei casi che noi abbiamo, per esempio al centro antiviolenze, vi do un dato giusto per comprendere il fenomeno anche dal punto di vista territoriale, no? Dell'ente d'ambito del comune di Ortona, noi abbiamo ricevuto 222 segnalazioni, di cui 73 donne sono prese in carico, segnalazioni con richieste di informazioni di aiuto, e di queste richieste la stragrande maggioranza delle donne hanno figli minori che sono costantemente vittime di violenza assistita o di violenza diretta. Quindi il lavoro è complesso, è un lavoro costante che ci impegna anche quotidianamente in una corretta formazione e informazione. Bene, noi ci fermiamo per l'ultima pausa, tra poco torniamo in studio per arrivare anche a una parte conclusiva della nostra conversazione. Tra poco. Bene, siamo tornati in studio, ora parliamo del fenomeno a cui aveva accennato proprio l'avvocato Di Muzio poco fa, quello della vittimizzazione secondaria da un lato, ma soprattutto della violenza assistita, che è un tema che la Procura dei Minori dell'Aquila segue anche appunto per casi che sono legati a vicende che poi scaturiscono da violenza domestica. Ecco, qual è la situazione, quali sono soprattutto le conseguenze che hanno sui minori gli episodi di violenza all'interno delle mura domestiche in particolare? Beh, quando parliamo di violenza assistita dobbiamo dire che parliamo di vittime, cioè i minori che assistono non sono semplicemente dei testimoni più o meno consapevoli, sono delle vittime che vivono l'episodio violento, ma che vivono costantemente un clima violento. Quindi la loro crescita avviene in un contesto di paura, di sopraffazione, e la cosa veramente tremenda è che poi questi minori un domani possono replicare. Certo. Perché essere vissuti in un determinato contesto determina tutta una serie di meccanismi che poi non sono controllabili e che possono portare ad essere vittime di violenza assistita oggi ed autore di reati un domani. Il fenomeno è certamente molto diffuso, ci sono insomma centinaia e centinaia di casi, il che veramente dovrebbe, non è un fenomeno ovviamente soltanto abruzzese, è un fenomeno nazionale, rispetto al quale tutti quanti, e quindi mi piace il richiamo alla rete civica, perché noi quando parliamo di rete, è bene chiarirlo questo, non parliamo semplicemente della magistratura che si mette d'accordo con polizia, carabinieri, finanze, i centri antiviolenza, no, c'è altro. Chiunque, il cittadino, le formazioni sociali private, le associazioni, chiunque fa parte di una rete civica di questo genere, deve segnalare, perché l'uscita dal silenzio, l'uscita dalle quattro mura è il momento in cui si può fare qualcosa. Quindi in questo caso diventa veramente un alleato formidabile la scuola, che
riesce a percepire, ma io parlo sin dalle addirittura all'asilo, le scuole elementari, riesce a cogliere dei segnali che richiedono immediatamente un'attenzione. Non fa niente se poi tutto si risolve per fortuna, ma bisogna uscire dalle quattro mura, perché ci sono tanti contesti in cui veramente è difficile intervenire. Si pensi alle tante famiglie, per esempio, che non sono di origine italiana, no? Per dire, l'evento di qualche giorno fa, che soltanto per un caso fortuito non è stato un femminicidio, ma è soltanto un tentato omicidio avvenuto a Capestrano, era un qualcosa che si svolgeva da tempo, ma rimaneva chiuso. Si tratta in quel caso non di italiani, ma di persone che stabilmente risiedono in Italia, lavorano, fanno la loro vita, i bambini vanno a scuola, ma tutto avviene in un contesto chiuso. Allora è importantissimo riuscire a cogliere il minimo segnale, perché poi gli strumenti esistono, gli strumenti di inclusione sociale, di integrazione, di empowerment, diciamo, il rafforzamento delle capacità della donna, anche quella che magari parla poco italiano. Ce ne sono di casi di donne che in una situazione, quella sì, di vera sottomissione, molto più di quella che noi intendiamo il patriarcato di italica memoria, che neanche parlano bene la lingua. Certo, certo. E questi sono i casi sui quali, per esempio, accende i riflettori chi nella polizia ha il controllo quotidiano del territorio, perché la vostra, l'ho detto all'inizio, dottor Varrasso, non è un'azione esclusivamente di repressione, ma è anche quella di tenere le orecchie e le antenne dritte. Spesso si arriva ad intervenire in casi in cui già vi erano stati dei precedenti, già c'erano stati dei segnali, questi che risultavano anche nelle vostre indagini. Ecco, cosa fa dal punto di vista investigativo una pattuglia di una squadra volante quando arriva in un luogo dove c'è questa segnalazione? Con quali competenze ci arriva e soprattutto con quali informazioni riesce a calibrare il suo intervento per quello più tempestivo ed efficace? Allora, come abbiamo detto, l'approccio ovviamente è finalizzato alla massima prevenzione di questi casi. Quindi la gestione di questi interventi passa anche per una standardizzazione delle quelle che sono le prassi operative. Quindi noi andiamo ad agire seguendo dei protocolli che ci permettono di andare a analizzare in maniera molto puntuale e precisa, quindi valutando tutte le sfaccettature del fenomeno oppure dell'intervento, sia con una sorta di checklist dove noi andiamo a valutare e ad analizzare quello che avviene prima dell'intervento, cioè le informazioni che acquisiamo nell'immediatezza, durante l'intervento e nella fase successiva. Questi dati ci permettono anche di studiare e analizzare il fenomeno, che, come si è detto, appunto, ha tantissime sfaccettature, perché questo fenomeno è un fenomeno che deve essere approcciato sia dal punto di vista culturale, quindi che coinvolge anche la scuola, la famiglia e quant'altro. Ecco appunto perché vengono fatte queste importanti e utilissime campagne di sensibilizzazione. Dal punto di vista appunto dell'operatore, noi abbiamo anche sezioni specializzate per l'analisi appunto di questi fenomeni, ma deve passare anche appunto per la rete. Noi siamo un tassello di un mosaico importante dove ognuno deve svolgere il proprio compito. La parte preventiva è legata anche al... Noi abbiamo, ecco, uno strumento importante, è lo scudo. Lo scudo è un sistema, che è un applicativo che ci permette di registrare tutte le liti o comunque gli avvenimenti che avvengono non necessariamente in un contesto domestico, ma comunque anche le liti che possono sfociare all'interno di un esercizio pubblico, in strada e quant'altro. Che eventi che poi non necessariamente devono arrivare a commissione di un reato, però ci sono utili nel momento in cui c'è una reiterazione, quindi c'è un nuovo intervento all'interno di un nucleo familiare, all'interno di un contesto predeterminato, di verificare appunto se già in quel posto, in quel luogo e con quei determinati attori si è verificato qualcosa. Certo. Ovviamente è indubbio che questo ci dà una fortissima mano, è un elemento estremamente utile, perché ci permette di capire in un'ottica assolutamente esclusivamente preventiva quello che andiamo a affrontare. Chiaramente il primo episodio ci dà
uno scenario, se questo episodio si va a collegare a precedenti specifici, a condotte comunque che già si sono reiterate nel tempo, ovviamente ci dà uno scenario che è ben differente e quindi va gestito in maniera altrettanto differente. Siamo già fuori tempo massimo, ma io voglio usare gli ultimi, proprio un minuto a testa, per intanto per ricordare con lei, dottor Varrasso, che siete presenti con il camper di Questo non è amore, certo, già da giorni, certo, e lo sarete anche soprattutto domani nelle principali piazze della regione, dove troverete un personale assolutamente qualificato che darà informazioni, distribuirà opuscoli e potrà chiarire ogni aspetto. Anche della vostra attività. Mi permetta, saremo in giorni determinati coi camper, ma come polizia ci saremo sempre. Benissimo, il premio Borsellino domani 25 presente dove, con quali iniziative? Abbiamo ultimato oggi tra i giorni che ha visto appunto in collaborazione con la Polizia di Stato, con la campagna Questo non è amore, il coinvolgimento delle scuole di Pescara, L'Aquila e Teramo. Noi torneremo con altri temi altrettanto importanti a gennaio con la solita consuetudine del premio Borsellino. Francesca Di Muzio, lei adesso è all'università, ma in queste ore anche tutte le volontarie della sua associazione, anche dei tanti centri in Abruzzo, sono mobilitati per la giornata di domani. Ecco, ci vuole dare qualche riferimento, qualche appuntamento prima di salutarci? Sì, domani mattina faremo una marcia unitamente agli studenti e alle studentesse degli istituti superiori della nostra cittadina di Ortona per, diciamo, dire no, continuare a ribadire che non sono la violenza sulle donne, una marcia che ci unisce anche rispetto al femminicidio di Giulia, che tanto ha scosso soprattutto i giovani, forse proprio per la giovane età e il contesto in cui si è realizzato, e inaugureremo appunto una panchina rossa a memoria di Giulia unitamente all'Avis, ma domenica siamo impegnati a teatro su uno spettacolo teatrale che vede appunto la presenza anche del CAM di Pescara, e tante saranno le attività che continueremo a realizzare. I centri antiviolenza però lavorano tutto l'anno soprattutto sui territori in maniera capillare, e ricordiamo che il centro antiviolenza donne insiste su vari territori. Noi abbiamo lo sportello all'interno dell'ospedale Bernabeo di Ortona e l'altro a Renzetti di Lanciano, siamo sul territorio di Tollo e siamo su altri comuni, proprio per rendere il servizio alle donne vittime di violenza il più accessibile possibile, anche per quelle donne che in uno stato di isolamento e di difficoltà non riescono ad arrivare e a giungere ad un punto di aiuto e di sostegno. Ricordiamo che i centri antiviolenza lavorano per la libertà e l'autodeterminazione delle donne, ed è possibile uscire dalla violenza. Questo è un messaggio che mi sento di dire, perché tante sono state le donne, al di là poi di queste situazioni drammatiche, che in questi anni abbiamo accolte e che sono uscite dalle situazioni di violenza, loro insieme ai loro figli minori, e hanno fatto il bene dei loro figli. Ce lo fa lei il gesto antiviolenza? Ce lo fa lei il gesto antiviolenza prima di salutarci, così? Questo, giusto? Sì, esatto. Se non erro. Esatto, questo è il gesto antiviolenza. Sì. Se lo vedete, sapete come regolarvi e chiamare, in questo caso, la Polizia di Stato, comunque le forze dell'ordine. Grazie per tutto quello che fate, e giustamente, come abbiamo detto inizialmente, ormai già ci siamo, insomma, siamo a tarda ora, il 25 novembre è domani, ma il 25 novembre deve essere tutto l'anno. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie. E grazie al tempo.